basta l'identità e non basta guardare indietro per risolvere i nostri problemi. Diceva Gaetano Salvemini, un grande storico del Novecento, che quando si dice che la storia è maestra di vita si dice una grande banalità, perché la storia ci aiuta a sapere meglio chi siamo, da dove veniamo, ma non ci aiuta a risolvere i nostri problemi, non ci dice dove dobbiamo andare. E allora il dibattito che per un mese ha impegnato i nostri iscritti nei nostri circoli, quanto l'identità sia necessaria a questo partito, beh, riflettiamo su quello che avviene in Europa, perché se con quella bacchetta magica fosse possibile risolvere i nostri problemi, beh, saremmo tutti felici, ma non è così. Noi dobbiamo guardare al futuro, i problemi che ci aspettano sono gravi, dobbiamo farlo con un partito largo e aperto, un partito che vada incontro agli elettori, li ascolti. Se c'è una lezione che abbiamo imparato in campagna elettorale è questa: un partito è forte se sa incontrare gli elettori, i cittadini, le persone. E poi ne abbiamo imparata un'altra di lezione in campagna elettorale, che un partito è forte, è grande, sì, se ha tanti iscritti, ma soprattutto se ha una grande proposta politica da fare al paese. Non basta essere in tanti, dobbiamo sfidare questa destra, proporci come alternativa, e per farlo abbiamo bisogno di una leadership che guardi al futuro, che sappia tenere insieme quello che abbiamo di prezioso e che viene dal passato. Per questo che a luglio, quando ci siamo incontrati con Sergio Cofferati, con Deborah Serracchiani, con Rita Borsellino, con tanti amministratori che oggi hanno dato vita alle nostre liste, abbiamo pensato che Dario Franceschini era l'uomo giusto, perché saprà fare squadra con tutti, saprà mettersi a disposizione dei nostri territori, sarà essere capace di ascoltare, e credo che queste qualità siano le qualità giuste. Tra 9 giorni le primarie devono essere per tutti una festa della democrazia. Abbiamo bisogno di rimettere in moto il motore della partecipazione in questo paese. Questo può farlo un partito grande e un partito democratico. Se c'è una lezione che viene dal passato, è quella che le istituzioni, la Costituzione, la Repubblica saranno forti nel cuore dei cittadini se i cittadini partecipano alla vita politica. Questo senso della pedagogia può darlo un partito. Ed ecco perché il partito che con Dario Franceschini dal 26 di ottobre riprenderà il largo sarà un partito che terrà insieme uomini e donne, perché la nostra comunità ha bisogno di noi. Grazie.